Vela, doppia vela dalla 31. Avanti 31. Il commissario Abate è qui con me, siamo arrivati. Ricevuto 31, grazie. Piano, come ti chiami? Berti. Berti, vai piano, che non c'è necessità, vai piano. Come state qua? Dunque, c'è stata un'emergenza e abbiamo dovuto stringere i tempi. Questo è il coso, il foglio di passaggio. Questo è il passaporto. E questo è il biglietto per, come si chiama? Innsbruck. Nelle operazioni all'estero la pistola deve essere necessariamente quella di ordinanza e deve essere registrata. Qual è il numero? La pistola, quale pistola? Berti? Comandi, signore. Berti, sei sicuro che quello è il commissario Abate Michele? Non è che ti sei sbagliato di persona, no? No, guardi, che all'archivio, insomma, all'archivio cosa ci facevo con la pistola? E io che ci faccio qui al ministero con questa? La pistola. È la pistola. Beh, potrei sapere cosa devo fare? L'operazione è cominciata in Italia 3 mesi fa. Abbiamo preso contatto con le polizie di tutta l'Europa. Ieri abbiamo saputo che un gruppo di bambini sarebbe stato trasferito dal Marocco in Spagna, poi attraverso la Francia, la Svizzera e l'Austria avrebbero tentato di portarlo in Germania. Si tratta di un traffico di bambini comprati o rubati e poi rivenduti a un'organizzazione internazionale. Scusi, ma perché proprio io? Cioè, chi è che si occupava delle indagini prima? Il commissario Stasi, quello che aveva l'ufficio qui a fianco e che adesso sarà il suo. Sì, ne ho sentito parlare, sì. Beato lui. Che Dio l'abbia in gloria. Ma perché è morto? Morto. Ma sai dove lavora adesso? Alle Nazioni Unite. Ha bambini lei? Bambini? No. Però... No, no, non mi venga a raccontare la storia che lei è stata all'orfanatrofio da bambino, se no lo rimando dritto dritto all'archivio, eh? Amico mio, per fare questo mestiere ci vuole un cuore di ferro. Lei ce l'ha? Che invenzione. Si vede come se fosse giorno. Beh, vai di quell'affare, che se ti vedono i bambini gli prendo un colpo. Position 2, hier passiert nichts. Was sollen wir machen? Ja, in 15 Minuten startet die Operation. Kommen Sie hier, sofort. Ok. Ma lei parla pure in tedesco. Sì, io parlo tutte le lingue. Vieni, andiamo, ci aspettano. Muoviti. Lì dentro. Saduni, aiutateci. Questo vuol dire che già sono passate. Auch wenn sie schon da waren, sie können nicht in Richtung Straße weitergekommen sein. Das unzählige Posten aufgestellt. Allora, io torno in città. Vediamo se riesco a farmi dare un paio di elicotteri. Ti faccio sapere. Schema.
Io non ho capito tanto bene. Che ha detto il commissario Birkut? Ha detto che ora che ti impari le lingue, Berti. Ja? Commissar Abate? Ja? Wir haben ein Kind gefunden. Wir sind jetzt bei Winkelbach. 10 Kilometer weiter. Kommen Sie. Gut, ich habe verstanden. Ne hanno trovato uno a pochi chilometri da qui. Andiamo, dai. Io. Berti, telefono a Birkut, vedi se arriva. Commissar Birkut, Peter. Come sai, è stata ritrovata una bambina in una baracca vicino al 5° chilometro della strada. Sie ist keine Deutsche, sie versteht uns nicht. Wir haben auch versucht schon mit ihr Französisch und Englisch zu sprechen, aber. Ha detto come si chiama? Nichts. Cos'è? Cioccolato al latte o fondente? Me ne dai un po', Giulio? Ti chiami così, no? Me l'ha detto la gente. Ah no, forse ti chiami Kirsten. Berti, vieni a vedere. Da lei. Questo è il tuo nome. Così che ti chiami. Da lei, tu capisci quando io ti parlo? Perché non mi rispondi? Non vuoi? Non puoi? Non rimanere lì imbambolato come un carciofo, ma mettere qualcosa addosso e ce la portiamo in Italia. Come sarebbe in Italia? In Italia, è italiana, no? Grazie. Foca, Come sta? Me l'aveva detto lei di comprare un giocattolo, un pupazzo. Uno ti dice, compri un pupazzo e tu tra tutti i pupazzi che ci stanno, compri la foca. La foca è fredda. Tocca, è fredda. L'orso dovevi comprare, l'orso è caldo. Ho capito, qua è come l'archivio. Devo pensare a tutto io. Cominciamo. Buongiorno commissario. Buongiorno. Sono il giudice Antonio Manfredi. Scusi se l'ho fatto aspettare. Prego, si accomodi. No, sto in piedi. Bella buca, Prego? Dico, bella buca che ha preso lì in Austria. Ecco, questo è il rapporto della polizia austriaca. Ci è arrivato stamattina. Però io vorrei la sua versione. Non la definirei una buca, abbiamo recuperato una bambina italiana. Della bambina parliamo dopo. Per ora la sistemiamo in un istituto, poi vedremo. Scusa un attimo.
Pronto, sì? Sì, sono io. No, non ho niente di importante da fare. Va bene, arrivo subito. Lei, commissario, mi aspetti qui. Non creda di cavarsela con quattro scuse. L'operazione è stata condotta in modo molto, molto maldestro. Ne parliamo dopo. Loro se ne stanno con il sedere al caldo e fanno pure quelli che sanno tutto. Andiamo, va. Bella buca. Non credo di cavarsela così. Alla bambina penseremo dopo. Invece no, alla bambina ci pensiamo subito. Guarda un po'. Sapete dove è padre Danilo? A quest'ora sta lì, in vicino. Ah, si mangia. Tu resta qui con loro, con noi. Dai, va. Dai, come mettere là. Oh, tu stai ferito. Ma che stai? Ma state zitto. E dai, dai, lasciami. Stai fermo. La mia banda suonerò ed è un'eterna partenza. Viaggio bene ad onde media, modulazione di frequenza. Bambino, soltanto un po' latino. Una musica che è speranza, no? Michele. Una musica che è speranza, una musica che è pazienza. È come un treno che è passato con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti. E la mia banda suonerò, e chi l'ha visto e per chi non c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera e non fermateci, no, per favore no. Michele, Danilo. Io mi chiamo Salvino, questo è Gianni. Ciao. Detto lo stavo nano. Lei si chiama Serenella e quello è suo fratello Palmiro. Detto Lupo Grumiro. Questi c'erano certi nomi, dunque, Davillo, Sedati e Ritrini. Oh, venite qua. Guanzu, cinese. Ciao, io mi chiamo Guanzu e ho 11 anni. E due da cervello. Elemis, albanese. Ma no. Dopo il seminario sono subito partito per l'Africa. Ma te l'ho scritto, no? No, veramente l'hai scritta Giuseppe il batterista. A proposito, lo sai che è l'unico che ha continuato? Adesso suona i bongo e le maracas in un'orchestra francese. Senti, quelle scritte che ho visto là sul muro, fuori, che roba è? Ci ho messo tanto per mettere in piedi questo posto e adesso qualcuno ci vuole cacciare via. Ma io non mi metto paura. Da qui non mi fanno andare via neanche se vengono con le bombe. Hai qualche sospetto? Penso che sia un gruppetto di teste di cavolo. Sai quelli che vanno in giro tutti pelati? Hanno una specie di sede qua vicino. Hai fatto denuncia al commissariato? La sto facendo adesso, no? La faccio a te, non sei il commissario tu. Che c'è? Io sono in un altro servizio. Tu dovevi andare al commissariato. E poi ti denuncio, mica ho le prove. Che ne so io di chi ha fatto quelle scritte? Perché lo devi sapere tu? Apposta c'è la polizia, no? Per scoprire le cose. Sì, vabbè, la polizia sta a pensare a noi. Ah, ma certo che sei strano forte, eh. Stai parlando con un poliziotto e parli male della polizia. Che fai? Difendi la categoria. Mi ha mai sentito parlare bene dei preti? E allora tu non difendere i poliziotti. Vabbè. Allora, mi vuoi dire come ti chiami? Almeno questo non lo vedi. Ma che non lo vedi? Questa, minimo minimo, sarà svedese o americana. Vero? Ma perché non parli? Che t'hanno caricata a molla? Sì, sì, no, no. Mica sarei muta. Mm.
Ah, proprio. Insomma, non parli. Andiamo bene, più oltre che l'orfano ci portano pure i muti. Forza col sugo, dai. Allora, me la tieni sta ragazzina, sì? Per un giorno solo, se no devo fare a pezzo il giudice, dimmi di sì. Dai. Se devi ammazzare un giudice te la tengo, però lo sai, qua i ragazzi sono tutti ladri, scippatori. Insomma, sono quelli che riesco a farmi assegnare al tribunale. Lo so, lo so. Si mangia su! Dai! Poi per quella questione delle scritte sul muro, appena un po' di tempo me ne occupo io, sei tranquillo. Allora, vuole? No. Lele, io ti lascio qui per un po', poi torno qui. Fai la brava. Piano, piano, che è arrivato il padrone, lo so. Piastri, muovete. Buongiorno. 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 Mi raccomando, roba fragile. Sia tranquillo, dottor. Che siamo pratici. Meno male che sei pratico. Guarda come orecchi. Gira. Dentro lo scalino. Sto bene, sì? Sì, sì, io sto. Buongiorno. 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 Mareccia. Commissario Abate, Savizio Minori. Sono io. Clark Di Simone, FBI. Vengo da New York. FBI, a New York. Ho con me una persona. Chi sarebbe? È fuori, ha un problema con le scarpe. E quello lì sarebbe la persona? Sorella in America non c'è. Dove sta? Tu lo sai? Pazzo il bambino? Quando ci hanno dato Felipe, abbiamo cominciato subito a cercare la sorella. Ma l'indirizzo che risultava all'ufficio immigrazione, sua sorella non c'era. Tu capisci? No, veramente, proprio no. La sorella non si trova, non c'è, è sparita. Sparita? Che vuol dire sparita? Semplice.
In Stati Uniti, risulta entrata una ragazza filippina con nome e cognome di sua sorella. Però lei non è Silvia, lei è un'altra ragazza che è entrata usando il passaporto di Silvia. Beh, l'avete trovata quest'altra ragazza? Certo, noi siamo l'FBI. Vi ho donato la medaglia, sì? Tu, per caso, hai una bottiglia di scotch qui? No, io bevo solo acqua. Sei malato? No. Pure bambino, sì, qui c'è un programma molto importante, non toccare. Io non mi chiamo bambino, mi chiamo Felipe. La filippina che abbiamo trovato, col passaporto di Silvia, cioè sua sorella, aveva fatto matrimonio con un americano, con un ingegnere, però usando il suo falso nome. Cominci a capire? Per niente. Silvia ha venduto il suo passaporto a un'organizzazione per immigrazione clandestina in USA. E questa organizzazione ha rivenduto il suo passaporto a quella ragazza filippina. Cioè tu mi stai dicendo che sua, sì, insomma, sua sorella negli Stati Uniti non c'è mai andata? Già. E siccome il primo sbarco di Felipe è stato in Italia, il servizio di New York mi ha incaricato di riportarlo qui. Però qui adesso è pomeriggio, sabato pomeriggio. Io poi devo andare al tribunale dei minori dove c'è una giudice che te la raccomando. That's your problem now. Io ti ho consegnato il ragazzo, tu sei il servizio minore. Missione compiuta. Allora, dove mi sistemo? In che senso dove mi sistemo? Ho l'incarico di restare un po' in Europa. Devo trovare alcuni bambini americani comparsi. Il mio capo ha telefonato al tuo capo e lui ha promesso che mi avrebbe sistemato qui. Sì, vabbè, adesso mi informo, vedo un po'. Cosa c'è da guardare? Che è colpa mia se tua sorella... No, è colpa mia. Sei mutande, sei calzini, sei di tutto. Proprio un bel corredino. Di scarpe, eh? Lei cosa ne dice? Le piacciono? A me andavano bene anche quelle di prima. Non ci faccia caso, è asiatico e come tutti gli asiatici non ha il senso dell'ironia. È un po' criticone. Cos'è il criticone? Lo so io. Non è mio figlio, eh? Io sarei scapolo. E io invece sarei fidanzata. Io vado un attimo al tribunale, torno subito, non ti muovere di qua. Ma cosa c'è in questo gelato? Caffè. Arancia. Limone. Ribes. E voglia di bosco. Voglia di bosco? E cos'è la voglia di bosco? E cos'è il criticone? Sto bambino prima o poi lo ammazzo. Bene. Dov'è? Chi? Lo sa benissimo. La bambina. Ah, sì, la bambina. Mi scusi, però ho pensato che l'istituto sarebbe stato uno shock troppo forte. Allora l'ho portata da padre Danilo. Sta dicendo sul serio? Sì, non mi permetterei mai di prenderla in giro. Ma lei lo sa che noi da padre Danilo appoggiamo solo i bambini piuttosto difficili. Con situazioni molto complesse. Beh, più complesse di quello, non parla e neanche. Voglio dire che da padre Danilo mandiamo i bambini che in genere sono imputati di reati. Bambini che scippano, che fanno accattonaggio. Senta,
Quella bambina l'hanno trovata in una colonna di bambini che venivano trasportati dal Marocco in Germania. Una bambina italiana che chissà come si è trovata in Africa, che ha fatto delle cose che noi neanche ce le immaginiamo. Ti figuri se si lascia impressionare da quattro scippatori. Lo sai che è buona la voglia di Bosco? Tra 7-8 anni, capelli biondi, mossi, gli occhi azzurri, alta 1,30 m circa, magra, molto magra. Segni particolari? È muta. Altro? È bellissima. Questo non lo posso trascrivere. Il computer non lo capisce. Il computer, hai visto? È arido, non è come noi umani. Siamo passati al tu. Bisogna fare una domanda in carta da bollo. Bello qui, eh? Cosa fanno i magistrati la sera? Sono davanti al caminetto, vogliono vecchi codici, eh? Pensano? Pensano molti magistrati. Più dei commissari sicuramente. No, perché se magari una sera di queste, tra un codice e l'altro, una passeggiata, un cinema, io sarei scapolo. Allora ti va bene stasera? Stasera proprio? Sì, stasera. Vengo io da te e vieni tu da me. No, è che stasera non qui. Come da me. Io parlavo del cinema. E io invece no. No, il fatto è che proprio stasera ho degli ospiti a casa. Oh, davvero? Ospite? Scusate. Ecco. Il tabulato è partito. Queste qui, vedi? Sono le stelle che vedevi quando stavi a Manila. Erano un milione di stelle. Ma noi bambini non le guardavamo mai. Le facevamo guardare ai turisti. Gli americani che si venivano a baciare a Ramses Bolivar. Perché? Eravamo io, Aaron, Bonjon e Arsi. Io mi inventavo delle cose sulle stelle, sul cielo, e gli altri tre sfilavano il portafoglio all'americano. Ah, bravi, e me lo dici pure. Tu perché mi tieni qui? Non è che domani mi metti in un collegio? Ma che dici? Scherzi? Adesso il capitano De Simone sta cercando tua sorella. Si è sistemato in un ufficio vicino al mio. Quando l'aveva trovata, poi dopo... Lui non la trova. Anche se tu c'hai la faccia da poliziotto sega, lui non è più bravo di te. E poi gli americani non ci capiscono niente. Non ho capito, cosa sarei io? Il mondo è pieno di filippine. Stanno dappertutto. Se uno cammina per strada, pure qui a Roma, ne incontra 10 miliardi al giorno. Solo Silvia, nessuno sa dove sto. E facciamo una cosa, se De Simone non riesce a trovarla, mi metto a cercarla io, va bene? Così la risolviamo questa questione del poliziotto Siga. Perché non la fai subito? E adesso non posso, devo fare una cosa molto importante. È un anno che mi prendono tutti in giro. Prima il commissario Stasi, poi quello dell'FBI, e adesso tu, mi sono stufato. Io per voi sono sempre la cosa meno importante di tutte. Guarda, Felipe, che io... Basta, mettimi in un collegio! Tanto lo so che finisce così. Ce la spengo la luce, hai paura del buio? Non sono mica una donna. Riesco a dormire.
bene. Ma non è perché ho paura. Perché ho paura, come ti credi tu. Già sentito. Felipe, io salgo un attimo su, una mezz'oretta. Aspetta, Felipe. Felipe, ma cosa senti dalla mattina alla sera? Che cos'è questa schifezza? È Fred Aguilar. De Simone mi ha comprato questo nastro filippino a New York. E non è affatto una schifezza. Era meglio che ti compravo le mutande. Altro che Fred Aguilar, sai quanto era meglio. Torno subito. Calesse. Carletto Camerana, detto Calesse, parrucchiere romano arrestato in Germania. E bravo Calesse. Fotografia vieni peggio. È la vita regolare, mi ha detto pure mamma. Da quando sono uscito dal gabbia per me è cambiato tutto. Chi saresti te? Sono un commissario, servizio minori. Non fanno scherzi. Io sono pulito. Basta rifare una vita, lo sanno tutti. Signore, dito io pure voi. Se sta rifare una vita, è appena uscito da galera. Adesso fanno il processo. Magari ci ritorno in galera, eh. Senta, commissario, io facevo solo i trasporti. Io non mi sono mai rubato ragazzini in vita mia. Io guidavo solo i cami e basta. Perché mi devo dare il gastro per questo? Mi devo dare la camera a gas? Ci sente lei? Oh, io ho mandato l'aria a tutta callare, anzi se non famo presto a parlare tra un po' ero solata. Guidavi spesso all'estero questi trasporti? Forse. E durante uno di questi trasporti sei stato anche in Austria, a Bigabach. Può essere un messamo, non mi ricordo. Fai un piccolo sforzo, dai. Allora, ci sei stato in Austria o no? Due volte. Però ero sempre vuoto, commissario, facevo da specchietto. Cioè? Bigerbach è pericoloso.
Perciò certe volte i carichi li facevano col treno, merci, certe altre volte con i cani. Però i ragazzini scendevano sempre 10 chilometri prima della frontiera e passavano a piedi. Poi quando già stavano in Germania mi ripiavo. Mi facevate fare 30 km a piedi, ragazzini? Montagne? Mi sai, non decidevo niente, io guidavo solo i cani. Stai zitto, buffone. Mi servi, Caless. Mi devi dare una mano. Devi rientrare nel giro. Devi far sapere in giro che vuoi ricominciare. E poi mi racconti tutto. Senti, come si... No, io non sono infame, mi dispiace, la spiana la faccio. E secondo me sì. Altrimenti tra un mese c'è il processo. Ti faccio dare 20 anni. Uno di quei bambini, 4 anni fa, durante uno dei tuoi trasporti, c'è rimasto, lo sai? Questo è ricatto. Mi sa mica lo può fare. Vedrai. Quando andavi in Austria, quanti bambini c'erano? Lì quelli dicevano che usavano una tecnica speciale. Facevano 2 carichi. Col primo passavano 10 ragazzini. Se tutto andava liscio, poi facevano il carico grosso, quello vero. 3 giorni dopo. 3 giorni dopo? Facevano sempre così? Sempre così. Prima 10 ragazzini e poi tutta l'imbarcata. C'è il regalo qui sotto. Felipe! Ma dove devi andare così? Devo tornare in Austria. Ma poi me lo ridai il Walkman? Sì, sì, poi te lo ridò. Tieniti forte. Salvino, Salvino! Filippo, è tornato. Vi conoscevate già? Dov'è il padre Danilo? Lele, ti devo chiedere una cosa molto importante. Cerca di rispondermi. L'altra notte, in Austria, quanti bambini eravate? Eravate molti o pochi? Lele, tu sai contare? Vieni qui, mi è venuta un'idea. Lele, guarda, guarda voi ragazzi. In Austria eravate un gruppo così o eravate di più? Eravate 10 così o eravate di più? Lele, aiutami, ti prego, è importante. Senti, io ti lascio quel ragazzino filippino per qualche giorno. Mi serve anche un telefono, devo partire subito. Bene, benissimo, commissario. Un buon lavoro, finalmente. Ma dai, non fare il permaloso, era solo una battuta. D'accordo, ci vediamo all'aeroporto. Ok, Michele, in aeroporto. Ok. È passato un aereo. Deve essere quello di Michele.
È vero che Michele è un amico di scuola di padre Danilo? Boh. Mi ha detto che da giovani suonavano insieme ai balli della scuola. Ma come commissario, come sarà? Sarà bravo? Boh, per me la faccia da commissario non ce l'ho. Che studi? Geografia. Tra un po' c'ho l'esame. Leggono tutti come matti qui, eh? Quello lascialo stare, si chiama Efraim, ma è proprio antipatico, litiga con tutti. Perché? E che ne so, tiene sempre i nervi. Viene dalla Palestina, pare che da quelle parti sono sempre tutti incazzati. Dov'è la Palestina? Dov'è la Palestina? Aspetta. Qui. Qui non c'è scritto Palestina, c'è scritto Israele. Ah, è vero, Israele. Però ci sono due strisce gialle, sarà questa la Palestina. Cos'è, fatta di strisce? E che ne so, bisogna che me lo faccio spiegare da padre Danilo. Non è meglio se lo chiedo a lui? No, io con quello non ci parlo. Allora, attenti ragazzi. Questo è un manuale di conversazione multilingue. Qui c'è scritto, come si dice, scusi, dov'è un buon albergo, dov'è un buon ristorante, avrei bisogno di una banca. Non serve assolutamente a niente. Chi arriva in Italia, come molti di voi, non ha un soldo, quindi non chiede né banche, né ristorante, né albergo. Ora, proviamo a farcelo da noi, un buon manuale che costi poco ma che serva tantissimo. Eh? E poi che famo? Lo pubblichiamo? E certo, e così con i soldi che ricaviamo facciamo altri posti per altri ragazzi qua dentro. E te pareva? Allora, state attenti. Scusi, mi sa dire dov'è un cesso? Questa è una domanda che serve. Forza con altre domande, dai. Sì, David. Dov'è l'ambasciata? Bravo. Dove sei, il mare? E bravo, Gianni. Dov'è un ospedale? Bravissimo, Wansu. Scusi, mi può dare 100 lire? No, l'elemosina no. Voi non venite qui per chiedere 100 lire, eh? Scusi, mi può dare 1000 lire? Ascolta, Emilio. Cerco una mensa, puoi dire dov'è la mensa più vicina, questo sì, va bene? Sì, Felipe? Voglio tornare nelle Filippine, come si fa? Beh, questa non è una domanda che si fa a un passante. Ma se uno si è stufato di stare qua, allora che deve fare? A chi la chiede questa cosa? Non lo so, Felipe. Efraim? Tu cosa ne pensi? Hai da fare qualche domanda? Ma perché non partecipi? Io voglio sapere cosa che anche lui vuole sapere. Come faccio a tornare a Palestina? Ah, padre, ma certo che ci prendiamo, a questi gli famo pure schifo. Ma perché non sono rimasti a casa loro? Die Grenze sind unter Kontrolle. Bei Scharnitz gibt es 4 Kontrollsperren. Nördlich von der Stadt haben wir 2 Kinderschnapper festgenommen. Wir bleiben hier. Macht schnell. Ja gut, sofort. Loro hanno fermato qualcuno, qui, vicino a Scharmitz. Alla frontiera? Sì, andiamo. Was ist los? Die anderen haben die Grenze. Mascalzoni, vergognatevi. Ne abbiamo trovati due, sono gente del posto. Dovevano indicare la strada al camion. Michele, li hanno presi. Es ist klar, die Kinder waren dort. Das steht fest. Hören Sie mich? Weiterkommen. Ja, aber jetzt sind sie verschwunden. Man hat 2 Männer gesehen. Aber wo ist der LKW? 8 Kilometer von ihrer Stellung entfernt. Der erste kleine Weg rechts. Verstanden. Il camion è a 8 km da qui, più a valle, ma vuoto. Ci hanno visto. E hanno lasciato i bambini da soli. Probabile, schifosi.
Che facciamo? Possono essere andati chissà dove. Il bosco copre tutto il fianco sud della montagna. Bisogna trovarli subito, altrimenti moriranno di freddo. Ma di notte non è possibile. Dobbiamo aspettare fino a domani mattina. No, loro lo sanno che noi siamo qui. E magari avranno detto ai bambini di andare al di là del valico. E sperano di ritrovarli domani mattina. Sicuramente li hanno mandati verso questo passo qui. Facciamo così. Io controllo i tornanti e tu invece guardi se li trovi nel bosco, ok? Io vado. Nel bosco? No, Michele. Di notte è molto pericoloso. Anche pericoloso, quello è americano. Michele! Che c'è? Aspetta, vengo con te. Stai attento. Perché non ti porti mai la pistola? Mi sento più tranquillo senza. Come sarebbe? Fai il commissario, no? Fino a 3 giorni fa io stavo in archivio. Come ve lo devo dire? In archivio. Cosa devo fare? Devo mettere i cartelli? Guarda se li vedi. C'è la possibilità che si siano nascosti dietro i cespugli tra i tornanti. Mi sa che si sono allontanati dalla strada. Perché non ci vengono incontro? Ormai ci avranno sentiti. Dovrebbero aver capito che li stiamo cercando. Hanno paura. Gli avranno detto che se li trova, la polizia li mette dentro, li picchia. Fermati. Proviamo a guardare. Accendi il faro. Sono troppo spaventati. È inutile che cerchiamo qua. Bisogna andare là dentro, nel bosco. E vuoi andare anche tu nel bosco? Sì. Ma questa macchina ce la fa? La macchina sì, bisogna vedere se ce la faccio io. La temperatura è scesa ancora. I bambini saranno morti di freddo. Beh, che facciamo adesso? Ormai sono quasi le 6. Andiamo nello spiazzo sotto il bosco dove ci abbiamo appuntamento con De Simone. Adesso che facciamo? Non lo so. Quasi non ci sono più. Cerchiamo di chiamarli. Ma come? Ci vuole una musica. La musica. C'ho solo questa. Cos'è? Adesso vi faccio sentire.
De Simone! È freddo! Corri! È ancora vivo. Il cuore batte. È ghiacciato. Bisogna portarlo in ospedale. Di su, muoviti! Come on! Chiama aiuto! Ce la fa. Il cuore è troppo piccolo. Non ci riesce. Vai a riposare un po'. Su, sei stanco, vai. Non sappiamo neanche come si chiama. No, ho bisogno di fare due passi. Ci vediamo domani mattina all'aeroporto, eh. Aspetta, vengo con te. Ok. L'ho chiesto io di essere trasferito all'ufficio minore. Non me l'aspettavo, ma mi hanno detto subito di sì. Forse perché non ci voleva andare nessuno. Sai, non è uno di quei posti dove fai una grande carriera. Niente prime pagine sui giornali, niente interviste in TV. E poi magari ti capitano anche cose così. E tu? Hai chiesto tu di andare in tribunale? Beh, ho vinto un concorso. E ti piace? Molto. È una cosa in cui credo molto. Beh, allora perché metti i bambini in istituto? Non lo sai che li peggiorano? Ma certe volte che devo fare? Me li dovrei portare tutti a casa. Tu i bambini te li porti a casa. Io che c'entro, scusa. Vieni. Ragazzi, come andiamo, eh? Mariti, fidanzati? Così, così. Fino a poco tempo fa c'era uno. E com'era? Ho gli dati? Alto, biondo, grassottello, marro? Era rosso. Politicamente? No, i capelli. E poi? E poi, qualche mese fa è sparito. Ha scritto una lettera dall'Australia in cui diceva che stava attraversando a piedi il deserto. I rossi sono tremendi. Questo conosci? Gondole sulla laguna. Ma che città è questa? Tutta sull'acqua. Felì, è Venezia. Una città sola sta sull'acqua. Lo sanno tutti. Non è vero. Ce n'è una pure nelle Filippine. Queste Filippine, ma che saranno mai? Sono belle. C'è il mare. E perché qui no? Qui ce n'avevamo addirittura quattro, ormai. Ligure, Tirreni, Ioni, Cagliari. Sì, ma l'acqua da voi è bassa. Ma quale è bassa? Se vai a siete che sei alto un cacchio e due barattoli, a 20 metri d'arrivo sei già affogato tre volte. A Mindanao c'è l'acqua più alta del mondo. Vero. Fosse delle Marianne. Massima profondità registrata sul pianeta 10.555 metri. 10.555 metri? Ma sei sicuro? Sei scritto qui. Ammazza.
Là se te perdi la maschera manco con sommergibile atomica la recuperi. Figurate che hai pinne. La perla del golfo incastonata in un mare blu cobalto. Ma che isola è questa? Capri, è Capri. Lele, Capri, conosci Capri? Ci sei stata? Capri, hai capito questo? Alele, sordi, eh? Ce l'hai tu i sordi, vero? Buonanotte. A me padre Danilo piace molto. È il miglior prete che ho incontrato. Quasi quasi sono meglio qua che in famiglia. Ti credo, te ce l'hai famiglia. Comunque lo so che Danilo è una brava persona. Io solo per questo rimango. Però la libertà deve essere una gran cosa. Come si dice libertà in filippino? Kalayaan. Kalayaan. Però, suona bene pure in straniero. Vero, sapi? Filippini. Nelle Filippine si produce... Bambini. Ogni famiglia ne produce 10 o 15. Se andate di questo passo, nel 2000, sarete più di noi. Beh, a me mi pare che qui mica siamo pochi. Portici, vicino Napoli. Massima densità registrata sul pianeta, 16.224 per chilometro quadrato. Ma dove l'hai letto? Fili, sta scritto qui. Ah, Salvi. Mi sa che te stai allargare, eh? Guarda che io poi lo controllo quello che dici, sa? Oddio, che è? Cos'era? Tutta terra, giù, giù! Guarda, ah! Dio, Dottigno, per terra! Non prendetemi! Attenzione a lei! Guardate lì, guardate lì! Sta giù! Quanzù, metti giù la testa! Paura! Detto che è tutta la spiaggia! Vada! Allora noi rientriamo, tutto con la volante 3! Claudio, vieni qui. Guarda, sono i soliti. Ma stavolta li inchiodiamo. Hanno lasciato pure un pezzo di bandierina. Portala al commissario Abate. Subito. Facciamo una cosa veloce con quei carcinacci, eh? Ma sbrigati che sto da solo. Arrivo. Vieni giù in cantina. Portate una scala da questa parte. La porta Fantoni. Padre Danilo è stato ferito dall'onda d'urto della bomba e pare che si sia rotto due costole e un braccio. E dei bambini? Che cosa ne facciamo? Beh, non mi sembra assolutamente il caso di farli restare qui. E poi comunque sono quasi tutti dei piccoli delinquenti, o sbaglio? Dovremmo, credo, dividerli in piccoli gruppi di due, al massimo tre, e sistemarli negli istituti che hanno ancora un po' di ricettività. Sì, sì, va bene. A Roma ce ne sono. Ho paura che bisognerà smistarli nei vari istituti di produzione. D'accordo, però evitiamoci di scene. Per adesso non gli diciamo niente. D'altra parte una soluzione bisogna trovarla. Sì, quindi va bene, sarò subito a disposizione ai funzionari del servizio di venire a prelevarli entro stasera. E poi li cominciamo a sistemare come possono e dove possono. Certo. Io ho sentito. Dici loro. Si approfittano che il padre Danilo sta male. Ci hanno fregato. E mo che facciamo? Chissà dove ci portano. Dico paura.
Ho deciso, ragazzi. Io me ne vado. Te ne vai. E tu? Via, a me l'istituto non mi ci tengono. Vabbè, io e Serenella ci abbiamo passato una vita. Ce n'è uno verso Tivoli che non è tanto schifoso. Auguri allora. Aspetta! Io vengo con te. Io pure. Anche a me. Ma che dite? Forse sarebbe meglio che... Meglio che? Allora cerchiamo l'amico di padre Danilo. Come si chiama? Michele. A me mi sembra che è buono. Ci aiuto. Sì, buono. Al forno è buono, con le patatine. Lui non ci può fare niente. Se il giudice decide così, lui non conta. Mi? Ma io con te. Io pure vengo. Anche io con te. No, eh. E qui ci si bevono tutti prima di notte. A Filì, questa diventa una grande fuga. Beh, te fa come ti pare, io vado. Momento. Vengo pure io. Che tu da solo. Fai un sacco di guai. Vieni pure lei. Scappare. Sto io anche con tutti. Voi 10, io 11. Ho detto. Io queste le poche volte che parlo, mica lo capisco. Detto che viene pure lui. Vero? Oh, però fatti chiare amicizia lunga. Se vuoi venire, vieni. Però non ci devi triturare le palle. Buongiorno signore, arrivato puntuale. Motori americani. Buongiorno signore, felice soggiorno. Aspetta, meglio che lei va a casa sola. Più tardi dobbiamo vedere una persona. Che persona? Cornelius Hammerstein, è arrivato da Francoforte. Sta nel miglior albergo della città, come sempre. A lei dà appuntamento per domani, fatti desiderare. Sei fuori strada, quella è una strana, ma strana forte. Insomma, chi è questa persona che ha un nome così assurdo? Un investigatore privato, tra i migliori del mondo. È specializzato in indagini finanziarie, lo usiamo anche l'FBI. Che c'entra con noi? C'entra. Lui trova criminali seguendo i loro movimenti bancari, chiaro? E i responsabili della tratta di bambini muovono miliardi. Certo, non è lontanamente paragonabile alla sublime tisana della Frau Brautiger, della Brautiger e Brautiger di Francoforte, però, considerando che si tratta di una tisana di Roma, non è male. Ecco, tutti i dati che ho potuto radunare sono qui dentro. Cos'è quello?
Tutti i verbali delle più importanti indagini in corso sul commercio dei bambini. In USA, in South America, in Asia, in Europa. Ho anche 3 dischetti di computer. I verbali sono tutti in memoria. Non poteva dirlo subito, caro tenente. Alla sola idea di dover sfogliare quelle pagine infette, il mio vecchio cuore ha avuto le palpitazioni. Adesso però occupiamoci dei bambini comprati e venduti. È un problema che io sento molto. Da quando ho scoperto che al mondo ci sono 420 milioni di bambini sotto i 5 anni e che di essi 160 milioni sono denutriti. 1 su 3, signori, una cifra inammissibile. Da allora so che bisogna fare qualcosa contro questo genocidio. 14 milioni di piccoli muoiono di malattia ogni anno. Ebbene, più di 2/3 potrebbero essere salvati con normali medicine o con vaccinazioni. 110 milioni di bambini di età tra i 6 e gli 11 anni non va a scuola. Questo vuol dire che nel 2000 un miliardo di persone sulla Terra non sapranno né leggere né scrivere. Ed è qui, su questa barbarie, su questa miseria, su questa debolezza che attecchisce la criminalità. Annualmente scompaiono 350.000 bambini. Ovviamente mi riferisco ai dati dell'ultimo rapporto ONU del 90, dati che voi sicuramente ben conoscete. Ebbene, secondo voi quanti ne ritroviamo? Quanti ne ritroviamo? Ne ritroviamo circa 200.000. Discreta percentuale, non lo nego, ma dove sono gli altri 150.000? Cosa fanno? Dove stanno? Come vivono? Ammesso che siano vivi. Ho saputo della sua sventurata operazione in Austria. Ah, già saputo. Ma com'è che tutto quello che faccio io dopo un secondo si viene a sapere? La prego, con celerità, mi mandi i dati che avete. Numero dei bambini, foto, età, nazionalità, ultima dimora. Comandi. Tenente, quella la può portare via. E se mi permette un consiglio, la faccio disinfettare. Cosa conteneva quella borsa fino ad oggi? I piani di fuga dal Vietnam? Fanno? Ci fucilano. Non ti preoccupare, non è vero che ci fucilano. Lui scherza. Oh, strega, se potrei trovare un posto che spussasse un fiantin de manco. Che vuoi fa? Avevo provato a prenotare Grand Hotel, ma c'è stava boss. Lele, che c'è? Mi vuoi dire qualcosa? Vedi questa strappata enciclopedia? Mo' se ne accorge padre Danilo. Lo so che vuoi andare qui, ma adesso... Perché vuole lei andare là? Che c'è lì che lei vuole andare? Non lo so, forse è la mamma. Vero, Lele? Beh, ragazzi, allora bisogna andare lì. Ma dov'è? Qui alla sfortata. Ma state zitto, io lo so, bisogna andare a Napoli. Al Molo Beverello, e da lì prendere il vapore. Il vapore? Il vapore, il traghetto, come lo chiami tu? Hai visto? È lontano. Poi bisogna prendere il vapore. Quel camion grosso laggiù fa Roma Napoli. Adesso autista, un po' bevuto. Sta lì sdraiato, che dorme. Ci possiamo infilare? Che fortuna, noi là dobbiamo andare, a Napoli! Oh,
Ammazza come russa questo. Arriva una tromba. Oh, scusate. Ecco, quello lì è il camion. Ragazzi, qui si è servito 10 bottiglie di birra. Shh. Au, ma proprio un ubriaco ci doveva capitare comodista. Ciao giudice. Sì, sono stato tutto il giorno con un pazzo, un tedesco. Sì, poi ti racconto. Dimmi. E Danilo? Sì, padre Danilo. Come stai? Grave? Senti, tra i bambini che sono scappati ce n'è anche uno filippino. Sei proprio sicuro? È scappato? Sì, lo conosco. Felipe, sì. Sì, vabbè, poi ti spiego. Va bene, adesso ci faccio un salto. Bastardi. Hai le mie. Quando ci hai portato? Ma che trasporta questo? Che ne sapevo io. Ah vabbè, andiamo bene. State buoni, se no ci fate scoprire. Senti, stiamo i pugioni. Spettacce! Pio pio, pio 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 dietro, non mi fate vedere. Dai, salvi e sbrigati. Vieni, sorella, prendi. Dai, andate, correte. Via! Perché è così forte? Va bene, grazie. E Simone c'è? Chi è Simone? Simone, l'americano, quello dell'FBI. No, mi stai prendendo in giro. Ma sul serio fate così? No, non ci posso credere.
No, mi scusi, pensavo fosse l'ufficio di Simone. Ehi, hey, Michele, dove vai, torni qua? Conosci l'ispettore Caselli? Rapporti internazionali? No, veramente no. Il commissario Michele Abbate. Piacere. Rapporti internazionali, eh? Trovato niente? Sì, invece sì, ho appena parlato con quelli della Digos. Vuoi venire a conoscere quelli che hanno fatto il botto da padre Danilo? Con grande piacere. Te lo riporto subito, eh? Un paio di ore. Sì, è qui. Andiamo. Hai. Hai. Cerco uno pelato. Amoro, quando sento in casa d'altri, prima si bussa o non lo sapete? Che cos'è questo? Un circolo ricreativo? O un circolo culturale? Ah, ho capito. È l'ora di geografia. La maestrina chi sarebbe? Faresti tu? Non rispondete. Questa è una guerra. Sei tu che dai pennarelli a tutti, eh? Che disegni l'Italia come un fortino assediato dagli indiani. Oh! Mo m'hai rotto! Fammi aver mandato! Chi ti ha detto di alzarti? E tu che cazzo sei? Fermi. Fermi tutti. Questa è un'operazione di polizia. State tranquilli, state calmi, che tra un minuto sarà tutto finito. Ma come io dico, l'altro ieri cercate di far saltare per aria una mezza palazzina di un povero prete, e per di più piena di bambini, e ci andate con questa moto. E il più deficiente di tutti va con le braccia scoperte e con la scritta Adolf sul braccio. Adolf? Ti chiami Adolf tu? Io mi chiamo come cazzo mi pare. Le parolacce non le sopporto. Mi fanno andare in bestia. De Simone, però con parsimonia, eh? Allora, questo è l'avviso di garanzia. Tra un poco arriva la squadra politica che vi porta tutti a Nanna. Da oggi il circolo culturale chiuso. Qui è tutto sotto sequestro. Thank you.
Sarebbe questa la famosa capri? Bella. Ma sarà bella, è tutta in salita. E adesso dove andiamo? Non lo so. Camminando da 3 ore. Lino. Lino. E Lino? Ma abbiamo sbagliato isola. Insomma, Lele, dove dobbiamo andare? Efra, io non ce la faccio più. Ci vuole pazienza. Forse lei vuole che andiamo laggiù. Si mette pure a giocare. No, cerca di dire qualcosa. È un cane. È una marmotta. È un Tyrannosaurus Rex. È un cigno. Qualcosa con piedi piatti. Ma scusa, perché dobbiamo cercare una papera? Forse è il nome di una barca, la sua barca, quella di suo padre. Paperina. Una papera nana. Un papero piccolo. Qui, qua, nonna papera. Zio Paperone. Mr. Paper. Ruz. Paper Jackson. Nonna papera. Qui, qua, qua. Paperella. Papero giallo. Paperella! Così che ti chiamano i tuoi genitori? Perciò hanno chiamato anche così la barca, vero? È Paperella la barca che dobbiamo cercare, vero? Non la troveranno mai. Capirai. Sai che ci vuole a trovare una casa su un'isola? Oh, ma sei sempre tutto tu! Ah, Cine, e che ti ho detto, codica? Lele, qui nessuno conosce quella barca. Sei proprio sicura che una volta siete venuti qui? Ma perché non mi indichi dove sta questa barca? È una delle barche che stanno laggiù? Che possiamo fare? Abbiamo perso anche il traghetto. Restiamo qui stanotte. Forse barca in mare. E più tardi torna. Lo dici? E gli altri che ci aspettano a Napoli? Aspettano. E dove dormiamo stanotte? Ho un'idea. Qui nessuno viene da tanto. Speriamo che non vengano proprio stanotte. Forza, Efra, imbrigati con la porta. Maria del Santo Niño. Santissimi padri profeti. È così la tua barca, Lele? Troppo ricca. Non è cosa giusta. Però è bella. Andiamo a vedere laggiù. Sì, andiamo.
guarda, ci sono le cuccette. Ma è troppo ricco, non è cosa giusta. Guarda, qui dentro ci sono anche le lenzuola. E qui c'è bagno, molto bello bagno. Che c'è, Lele? Ehi, ma che fai? Roba da mangiare. Brava, Lele, io sto morendo di fame. Brava, Lele, dai, ancora. Guarda, ancora. Buono questo. Che meraviglia, mi pare un sogno. Sughino. Cosa è sughino? Maiale. Via. E carne in pula. E tanta gente dai portoni cantando sbucco. E tanta gente in ogni vicolo. Jumbo. Jumbo. Cos'è Jumbo? Non lo so, scritto in francese. Jumbo. Sembra buono. Non capisco che è. Io lo mangio. Mi mancano le parole, tenente, per ringraziarla del suo gentile pensiero. Davvero squisiti. D'altra parte si sa che per i gelati l'Italia è seconda soltanto a Cuba in tutto il mondo. Se lei dovesse passare da quelle parti. A Cuba gli americani vanno soltanto a giocare a baseball. E se non sbaglio, le prendete pure. Scusate, ma io ci avrei un'indagine in corso, anche la giudice. Se volessimo... Più che giusto, commissario. Eccomi a lei. Allora... Dunque. La situazione è meno brutta di quanto io credevo. Usando sofisticate tecniche di comparazione dati, le cui origini ovviamente io non vi posso svelare, ho stabilito con approssimazioni di attendibilità quasi certa che il centro di traffico dei bambini è collocato tra nord d'Italia e Svizzera, presso il confine. Vediamo se conosce questa faccia da galeotto. Probabilmente lo ha visto nelle foto segnaletiche. Ecco, commissario, guardi. Non l'ho mai visto. Nome Tommaso Schulz. È stato arrestato a Parigi da commissario Stasi tempo fa. Beh, non conosco neanche lui. I soldi arrivavano sul conto di questo emerito gaglioffo. Quasi soltanto tramite tre banche italiane. Una a Varese, una a Mantova e una a Ravenna. Le dice qualcosa questo? No. E a lei, Frau Giudice? No, non mi dice granché. Invece, a memoria di mio Charlie, questo ricorda molte cose. Molte cose interessanti. Coraggio, Charlie, mostra cosa sai fare. Vedete, nel 1987 e nel 1990 ci furono in Italia due rapimenti di bambini con pagamento di riscatto e la loro conseguente liberazione. Il denaro era stato abilmente contrassegnato dalla polizia in seguito ad una corta decisione... Del commissario Stasi. Che marito. E un anno dopo furono localizzate le banconote dei riscatti in 10 distinte... banche italiane. E in mezzo a queste 10, ecco ricomparire le tre banche di cui avevo parlato prima. Il Varese, Mantova e Ravenna. E allora, come finisce la favola? Queste tre banche hanno fitti rapporti con una società finanziaria di Losanna. Società che, guarda caso, è stata inquisita per sospetto di riciclaggio di denaro sporco. Come si è conclusa l'inchiesta? Malissimo. Un malaugurato incendio ha bruciato l'archivio dati della società finanziaria prima che i suoi colleghi svizzeri potessero prenderne visione. Adesso tocca a voi. Io me ne starò qui con Charlie a scoprire altri intrecci. Ma sul campo, come si dice in gergo, ci siete voi.
Se riuscite a trovare qualcuno che usa una di queste banche e che sia contemporaneamente anche coinvolto in attività poco chiare, allora sarete sulla strada giusta. Arrivederci. Caro tenente, sono squisiti. È una sorpresa trovare un buon gustaio in qualcuno che fa parte dei quadri della FBI. Desidera? Buon proseguimento, Cornelius. Non me la fate più vedere, eh? Io non c'ho tempo da perdere. Mantova, Ravenna, Varese, Losanna che c'ha la finanziaria con tutti i documenti bruciati. Bisogna cercare una zona tra l'Italia del Nord e la Svizzera. Ma per favore, noi stiamo giocando a Monopoli qui. E poi con quei gelati, ce n'avessi offerto almeno uno. Beh, io vado avanti da solo, eh? Poi magari vi faccio sapere. Guarda che qualunque passo fai, devi informare me. Vabbè, arrivederci. Ti andrebbe una pizza? Un cinema? Un passeggiata? No, grazie, sono piuttosto stanca. Salve. Come sono originali i poliziotti. Oh, ma vale, dormi in pace. Io lo sapevo che dovevo scappare da solo, ma siete venuti lì tutti. Afram, che è questa canzone? Dicono le parole. Dicono, sono forte, sono un bambino palestinese. Il buio non durerà. Che vuol dire il buio non durerà? Vuol dire che un giorno ci svegliamo e torniamo a casa. Perché tu non hai una casa? Noi viviamo a campo, a Deschamps. Noi viviamo a campo, a Deschamps. Nei territori occupati. Occupati? E da chi? Gli israeliani. Perché ne hanno occupati? Non erano vostri. Perché loro non avevano casa. Ti ricordi? L'abbiamo studiato, da padre Danilo. Dove andavano li cacciavano, li ammazzavano, li mettevano dentro i campi. E loro pensavano, dobbiamo cercare terra senza popolo, per il nostro popolo, senza terra. E così sono andati in Palestina. Ma lì eravamo noi, da un milione di anni. Efrem, come sei venuto in Italia? Adesso sonno, Felipe. Avanti. Disturbo?
stavo controllando le denunce relative alle bambine della stessa età di lei scomparse e nessuna corrisponde. Strano che la famiglia non abbia fatto nessuna denuncia alla polizia. Veramente avevo già controllato io. E mi sono fatta un'idea. Che idea? L'idea che secondo me i genitori sono convinti che sia morta. Morta? Abbiamo cercato solo tra le bambine scomparse. Se per caso l'inchiesta è stata chiusa con la convinzione che la bambina è deceduta, il centro denunce la mette in un altro archivio. Forse questa è la spiegazione. Ciao Nini, che bella sorpresa. Ciao. Da per me. Ok. Vuoi vedere cosa ho trovato? Ci sarebbero questi. Non so chi sono le altre, ma questa è Silvia, il giorno della laurea, un anno fa in Perugia. E allora dimmi bravo, commissario. In soli 3 giorni l'ho beccata. Bravo. Posso sapere di che state parlando? Chi è questa Silvia? La sorella di Felipe. Quel bambino filippino. Andiamo, a. Vengo anch'io con voi. Peccato. Avevo preparato anche il tacchino a forno. Un tacchino? Ma davvero? Un tacchino? È buono il tacchino. E poi è anche comodo. Basta tirarlo fuori dal freezer, metterlo nel forno e tagliarlo a fette. Tacchino sul gelato. Mi è andata proprio bene allora. Ero disperata. Non avevo più un soldo. E mi mancavano solamente 2 esami. E poi... ero anche convinta che mio fratello Felipe era morto. Non ho più avuto sue notizie della grande alluvione nelle Filippine. È per questo che ho venduto il passaporto. E perché usi documenti italiani falsi? In ospedale sei registrata con un cognome che non è il tuo. Non è un nome falso. Quello è il cognome di mio marito. C'è pure un marito. E che lavoro fa? Lui fa un corso di specializzazione. È un medico. Appena lo avrà terminato, torniamo tutti a Manila. Anche Felipe, se riuscite a trovarlo. Palmiro, io me lo faccio vedere che quest'anno noi ce la prendiamo la Coppa UEFA. Sì, a governo no. E poi per andare in Serie B. Vabbè, c'hai ragione, sì, come tutti i pazzi. È inutile che parlo con te. Tu non puoi capire neanche la bellezza di questa sciarpa. È mega della... Fermi. Voglio provare a vedere con che faccia si presentano. Meno male che non gli è successo niente. Ciao. 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 Come siete stati? Era bella, Capri. Avete soggiornato al Grand Hotel? Non abbiamo trovato niente. Allora, che facciamo? Non lo so. Ma noi qua eravamo preoccupati. Non ci avete pensato? Faceva pure freddo. Ma come siete vestiti? Ecco, tieni. Te ne ho presa una pure per te. Cos'è? Abbiamo dovuto fare una piccola rapina. Per non morire di freddo per colpa vostra. Ti piace? Sì, molto. Ci siamo fatti un bel negozio qui dietro, al corso. Tieni, questo è per te e questo è per lei. Solo io vi penso sempre. Io non volevo rubare, però faceva proprio freddo stanotte. Stanotte? Ma come siete voi entrati in questo negozio? Metodo Piccone, unite di Elimir. Bravo ragazzo. Rompe poco e fai i fatti. A Elimir. Fagli vedere la bacchetta magica. Visto che bestia? Quello è un metodo pericoloso. Fa scattare gli allarmi. A me non piace questi discorsi. Noi sembra che siamo tutti gangster. A me invece mi pare che siamo tutti affamati, morti di sonno e senza una casa. Altro che gangster. Io ho pensato che per strada noi non possiamo starci più. Prima o poi è sicuro che ci trovi. Mino, torna a Roma! Che sei troppo bello qua! Che possiamo fare?
Io ci avrei una bella proposta. Casa mia. Sto a faticare per farmi una posizione, poi arriva lei e poi si mette a repentaglio tutto. Non lo capisce che se succede il casino, poi sono io quello che ce deve soffrire. La commissaria a me mica messa bene. E sempre io ce devo rimettere, eh no, io non gliela faccio più, commissaria. E per favore, si rivolga un altro. Ma perché io? Ma perché proprio a me mi dovete venire a incastrare? Ma che v'ho fatto? E ditemi che v'ho fatto! Ci vediamo domani, Cales. E fai attenzione che se i tuoi amici vengono a sapere che lavori per noi, non ci mettono niente a metterti in una colata di cemento. Appunto, è proprio questo il punto. È per questo che mi sta a far sotto. Come mi sta? Stai bene, Cales. Ma come mi sta? Aspetta! Aspetta! Che sono le pantecane? I setofi grossi così! Forza, andiamo! Ammazza che schifo! Attenta ai topi pantecani! Aspetta, vengo io. Avete ragione, è una schifezza, però ci sta tutto, coperte, bicchieri, piatti. In fondo è un posto riparato. E poi ci ci cacciano di qui, che tanto nel palazzo ormai non ci abita più nessuno. E te credo, sotto c'è stato un cartello che diceva che era pericolante. Quello è per figli. Ce l'ha messo mio fratello più grande l'anno scorso. Mio fratello è uno bravo e ha detto, se non ci viene nessuno, possiamo fittare i locali abbaraccati. Ma allora qui ci sta pure tuo fratello? No, lui non c'è. Sta in galera. Da 6 mesi. Mi sa per una rapina. Venne fuori presto, verso fine dicembre. Come Babbo Natale. Ma va. Allora, raga, che ve ne pare? Qui molto bello. Grazie. Adesso è anche casa vostra. Grazie infinita dal profondo cuore. Grazie, fratello. Grazie, amico. Grazie per dire. Beato te che è una casa. Ma servì? Ma te lo dico. Che cosa? Ma te lo dico o non te lo dico? Cosa mi devi? Ma servì? Sei mitico! Bravo. Guarda Calesse, io vengo lì e ti faccio ritirare la licenza, capito? Adesso vi. La macchina è giù? Credo. Ma nessuno sa niente qui. Complimenti, Calesse. Gli affari vanno bene, eh? L'attività appena avviata, va bene?
Certo che se qui ci continuano a venire i poliziotti, tra un po' faccio la fine di un gargiulo. Sempre? Apri, richiuse e stavi del culo. Molto fine. Allora, cosa hai combinato? Commesso. Sto posto c'è al centro. Sì, bravo, chiudi la porta, va. Adesso fammi uno shampoo, dai. Ho girato tutto il giorno, ho girato. E forse uno l'ha agganciato. Come si chiama, però, non lo so. Hai cominciato a fare lo scemo, Calesse. Tira fuori il nome. Il nome non lo so, veramente, te lo giuro. Anche perché non è uno che sta qui a Roma. E dove sta? A Ravenna. E qualche volta a Mantova. Ravenna, Mantova. Esce l'acqua. La bolletta l'ho pagata. Aspetta, va. Fammi vedere. E qualche volta sta pure a Mantova. Perché c'è abita. Qui c'è Ravenna, c'è un'agenzia di viaggi. Viaggi soprattutto in Indocina, a Bangkok. Solo per, come dire, maschili. Scott, eh? C'entra. E come che c'entra? Questi ospiti, quando arrivano in albergo a Bangkok, dentro camera già si trovano due o tre prostitute. E beh, cosa c'entra? Che sono dalla buon costume? Sono tanto dei ragazzini. 10-12 anni. Insomma, questo è un uomo. Il nome? Dimmi quel nome, Calesse. Come fai a finire? È un nome noso. Però mi hanno detto che questo ha un grosso trasporto nei prossimi giorni e gli serve un camionista. Uno pratico, fidato, uno sicuro. Ha cercato? Lo sta cercando. Fatti trovare, Calesse. E poi quando ti do l'appuntamento ci andiamo noi, capito? Che? Ma che è stato? Ma allora ditelo che avete deciso che mi volete vedere morto. Non urlare, mi dà fastidio. Io non lo so, ma per favore, che devo fare? Ma devo mettere in ginocchio, ma devo mettere? Sta tranquillo, non ti metti in mezzo. Anni, nato a Varese, residente a Mantova e con un'agenzia di viaggio a Ravenna. Sono le città che ha detto Cornelius. 4 anni fa ha avuto problemi con la giustizia per trasferimenti di denaro all'estero. C'è anche un'altra denuncia per falso in bilancio. Gestiva la società insieme a 2 suoi amici di Varese. Leggi, leggi il nome della finanziaria svizzera, la società in cui depositavi i soldi. Swiss City Mark di Losanna. Aspetta. Pronto? Potrei parlare col signor Cornelius Amsen, per favore? Sì. A proposito, cosa fai stasera? De Simone mi ha invitato al cinema. De Simone? Mm-hmm. Al cinema? Sì. Vuoi vedere chi? No, non lo so. Gli ho detto che avevo da fare. Bravo, bravo. Poi ti dico, ti sta puntando tutte le ragazze del servizio. Fai molta attenzione. Peggio di un cane da tartufo. Ah, pronto? È pronto, Cornelius? Sì, sono il commissario Abate. Ho delle novità. Sì, forse molto importanti. Tra 20 minuti le manderò un tabulato con dei nomi. Sì. Va bene, sì, sì, le manderò anche i gelatini. Va bene, arrivederla. Andiamo, andiamo a comprare i gelatini a Cornelius. Ecco fatto. È una cavolata. Allora, chi va a provare? Chi viene? Vai tu. No, adesso non mi va. Allora, vediamo un po'. Te no, manco te. Ecco. Lui, dove? Felipe? Beh, io, Palmiro, non so se... Vieni su, Germani, che non te si magna mica. Non so se ci riesco. È troppo difficile per me. Dai, su, su. Guarda, tu punti la vittima, concentrato. Appena l'autista frena, gli vai addosso, gli chiedi scusa e fai quello che devi fare.
Vai, frenata. Oh, scusi, signore, è stata una spinta. Ma no, non ti passano i campanelli. Non so proprio cosa sia accaduto. Sono mortificato. Ho capito, va. Ma che sta? Va. Dove le sta? Tranquilli e sicuri. È l'emozione che vi frega. Sei da, venite e va, che almeno sei piccolo e nero e te si vedete meno. Allora, hai capito tutto? Sì. Pronto? E vai. Oh, scusi, signore, non so proprio come è potuto succedere. Oh, scusi. Mamma mia. Sì, vabbè, che devi recitare la Divina Commedia? Che devi rubare? Forza, ti può provare? Io provo. Mi provo, mi. Volevo provare sta tripla? E proviamola. Allora, tu spingi, tu rinculi. Guarda, io non capisco quello che dici, Rinculi, devi andare all'indietro. E te fai il lavoretto. Allora, io sono Otis. Sto guidando. Occhio che freno. Attenzione, Frenata, azione! Non vuole! Piano! No, non potete mica far così. Andate al gabbio tutti quanti. Che casino. Mamma mia. Ho capito, ragazzi. Qui ci tocca lavorare. Ecco il pollo! Speriamo che si fa a casa tutto. Signore? Serve aiuto. Una bomboletta gonfia ruote 25.000. Una cameretta d'aria 25.000. 25.000 lire. Ah! Allora, fazzoletto, buona. 1.000 lire. Signora? Signora, si fermi. Che ste costano chiude? Marcia buona. Che un negozio, ma se voi masticate a queste, noi stasera mastichiamo un po' di pane. Ma chi ti ha imparato a dire a queste? Sono amico. Senti, io molto stanco, vado a sedermi laggiù. Dove? Al porto. Famosa barca. Abbiamo domandato giù al porto. I marinai ci hanno detto che la famiglia non lo usa più da 4 anni, più o meno. Sono stati gentili però. Ci hanno dato questo indirizzo qui. Via Platamona 44. Polissimo. Fai vedere. Platamona 44. Polissimo. Osillipo, è una zona di ricchi. Maria, ma perché non proviamo a chiedere riscatto per riportargliela? Ma che ci avete da guardare? Oh? Apro, Fughi. Vabbè ragazzi, ho capito. Domani vi ci porto io, a Polissimo.
avete visto? Vi ho parlato una 40 volte. Andiamo. Lele, non avere paura. Questa è casa tua. Andiamo, ragazzi. Non me la dice. Non me la dice. Io pigli tanti soldi. Non me la dice. E tu guadagneresti un sacco di soldi. Al 2010, no, ma 1.000. No, nemmeno 1.000, 1.000 lire, se lo vuoi, 1.000 lire, se no non voglio, via. Non voglio comprare. Faccia fatica, vai. 1.000. Signora, vuole un fazzoletto 2.000 lire, un accendino 1.000 lire? No, te ne prego, signora, un fazzoletto 2.000 lire, un accendino 1.000 lire. No, no, aiuta, la prego, signora, dai, un accendino 1.000 lire, un fazzoletto. Vuole un pacchetto di gomme? Signore, vuole un pacchetto di gomme? Vuole un pacchetto di gomme? 10.000 lire, 10.000 lire. No, no, va te. 10.000 lire, un pacchetto. Sono al Molo Beverello, qui ce ne stanno due, lì nella piazza altri due, ok, partiamo. Andiamo dall'altra parte. Signora, la vuoi una rosa per 1.000 lire? Senti, adesso devi venire. No, no, lasciami, lasciami! Dove va? Lasciami! Ma dove vai? Ti vuoi fermare? Lasciami! Dai, vai! Lasciami! Allora è sicuro, è proprio casa tua questa. Magari saranno andati a fare la spesa. Aspettiamo, prima o poi ritorneranno. Vabbè Felipe, comunque l'importante è che abbiamo trovato la casa. Adesso domandiamo ai vicini. Donatella. No, non mi incanti. Non mi incanti, Calessa. No. Guarda, Calessa, io già te l'ho detto. Se tu non agganci quelle persone, io ti faccio passare il resto dei tuoi giorni in carcere. Mi sono spiegato? La situazione di Silvia è un bel casino, eh. La dovremmo espellere dall'Italia. Non ha permesso di soggiorno, non ha più passaporto. E c'è il sospetto fondato che 5 anni fa sia entrata clandestinamente. Felipe, se lo ritroviamo? E Felipe, se lo ritroviamo, dobbiamo mandare via anche lui. Certo che abbiamo delle leggi. Ma com'è? Dopo tutto quello che ha passato, lo prendiamo e lo rispediamo come un pacco postale. Berti, che c'è? Come sta? A Napoli. Ne hanno trovati 4. Scusate, ho fatto le scale di corsa. Un bambino africano, un cinese, un albanese, una bambina piccola. Sono loro. Berti, fatti dare una macchina. Andiamo subito a Napoli.
Fermi, fermi! Ma dentro! Mannaggia, hanno fatto secco il cinese. Lo stanno a interrogare. Gli faranno il terzo grado. La Cina non parla, non di niente, ti è duro! Tacci sua. Sto infame. Bisogna bloccare Felipe Salvini e René prima che ritornano qui. Solo chi se lo ricorda dove sono nati. Visto un diriso, non me lo ricordo. Via Prata, Mona 44. Come fai a ricordarlo? Prata è il nome di un fiume sudamericano, che mi ha detto padre Zanino. E Mona è una cosa che si dice alle ragazze di Milano. Un complimento. Però questo non te l'ha detto padre Danilo? No, me l'ha detto il postino che viene al centro, è di Lombardia. E 44 è il numero di scarpe di mio nonno che è rimasto in Eritrea. E quindi Prata, Mona 44. Non era difficile. Anche noi altri si dice Mona, ma noi Tose. Certo che soffra la manica dei pazzi. Bisogna andare. Venuto a cercare i genitori. Certo, certo che mi ha riconosciuto. Sono stato io a portarvela. Non te lo ricordi? No, no, io dalla villa non mi posso muovere. Ma non è per i genitori. Quelli ormai qui non ci vengono più. Stanno all'estero, lo sai. E per non fare venire sospetti a nessuno. È arrivata con altri due bambini. Uno è pure mezzo giallo, mezzo nero. Non so di che razza è. Sì. Che stronzo. Però bisogna che fate presto. No, non vi dovete preoccupare. È come la scappata. Gli spacco le mani. Allora, il tuo vero nome è Donatello. E a lei è diminutivo. Ma quell'uomo lì, c'è, uno della casa. Il cuoco, l'autista, chi è? Il giardiniere? È lui? È lui che ti ha portato via, vero? E a noi che ci fanno? Che ne so io? Avete fame? Beh... La commissa, io c'ho una fame e non ci vedo, le altre non lo so. Come no? Io c'ho fame e non ci vedo, non ci sento. Sì, ma allora quando si mangia? Avanti, prendere su. Allora, questo indirizzo ve lo ricordate o no? Io mi scuso profondamente, ma proprio non lo so, non mi ricordo. Lo giuro. Anch'io lo giuro, ma proprio non me lo ricordo, era una mia strana. Non c'è bisogno di giurare, va bene lo stesso. E anche voi ve lo ricordate. Comunque ci risentiamo nel corso della giornata. D'accordo? Vedrò che posso fare. Va bene. Arrivederci. Buono. No, grazie. Guarda che sono buoni, sono meglio del tacchino sul gelato. È la migliore friggitoria di Napoli. Fanno buonissimo. Li hanno trovati? No, niente. Ne ero sicuro. Che ti dicevo, Peggio di un cane da tartufo. Ti andrebbe una pizza? Perché no? Volentieri. E poi un cinema. Ale, vedi, noi nelle Filippine, i bianchi, cioè gli americani e gli europei, li chiamiamo nasi lunghi, perché nessuno di noi ha quel naso. Tutti i filippini hanno questo naso qua, corto corto. E per la verità siamo anche un pochetto bassetti. Vergine benedetta! Partì! 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 Ma che c'hai da guardare?
lasciarmi, allora. Sciarpa di Sabino, è sua. Sciarpa di Sabino, mortacci loro. A sciogliere. Allora saremo noi. Fate presto. Porco can! Ma Gianni che fa? È pazzo. Vieni. Scemo. Che peccato che avevo mai avuto un giubbetto così piccolo. Levatevelo da donna che sarà questa lo ammazzo. Venire a dormire qui. Che senso lì? Sì, qui, nella mia stanza, la 207. Guarda che l'hai detto, eh. Quello che hai detto è detto. Ti aspetto. Va bene, tra 7-8 secondi sono lì. Pronto? Calesse, siamo i tuoi vecchi amici. Allora, sei dei nostri? È per domani. Domani? E dove mi devo far trovare? Pronto? Sono io. Secondo, cosa c'è? Ha chiamato Calesse da Roma. Era in partenza. Calesse? Quando ha chiamato? Adesso sta andando in Emilia, alla foce del Po. Avrà un paio d'ore di vantaggio. L'appuntamento è lì alle 5. Tra 7-8 secondi sono lì. Questa non è sfortuna nera. Non riesco a parlare con la 211. Ci deve essere un contatto. Dunque, faccia controllare. Ha detto camera 211? Sì, 211. No, non ci sono contatti. Del resto è partito. Come sarebbe partito? L'ho visto andare via, veloce come un fulmine. Va bene, ora scendo. Intanto mi prepari il conto. Ha detto che lo aspettano a Goa. Sì, sono... E così, quando c'era la donata, attaccava la ringhiera, scendevo piano piano e arrivavo sempre ultimo. E l'ultimo pagava in quell'istituto là. Mi chiudevano in uno stanzino dove c'era più freddo da qua e più buio da qua. E mi tenevano lì tutta la mattinata. Ma non era come qui. Cioè, era freddo e buio come qui. Ma lì ero solo. E da solo è tutto più grande. Il freddo, il buio.
E la paura. Un'ora prima di essere trasferito, io ho devastato mezza camerata. Ho dato fuoco a 5 materassi. Ho chiuso la direttrice accesso e ho buttato la chiave in una fogna. Figurate se mi fanno paura questi più stronzi dodisti che ci stanno a portare spasso per l'Italia. Hai capito palestinese chi è Palmiro? Però Nico ho paura io stesso. Mi chiama un tassì, per favore? Sì. E se mi dovessero cercare, dica che sono rientrata a Roma, al tribunale. Sì, va bene. Ah, e se le capita di vedere il commissario Michele Abbate, se lo segni, per favore. Gli dica da parte mia che è il più grande... artista. Ma no, che artista. Braccio. Testa di capo. Giusto. Testa di che si sia mai visto sulla faccia della terra. Ah, sì, certo, riferirò. Ci conto molto, grazie. Ah, senta. Sì? Guardi che c'è quel signore lì che la sta aspettando. Ho detto che stava scendendo. Grazie. Come mai qui? Io credo che lei sia il più bel magistrato della comunità europea, se mi consente l'impertinenza. Sto partendo per Roma, ho un po' fretta. Partendo per Roma? Questo. Lo trovo molto strano con tutto quello che c'è da fare adesso. Senta, Cornelius, l'inchiesta è ferma. Abbiamo ritrovato 4 bambini, degli altri non c'è traccia. E ora anche quel mascalzone di Michele è sparito, portandosi dietro anche quello scimmione di tenente americano. Ho delle novità per lei, mi ascolti? Sì, ma faccia in fretta. Questione di pochi minuti. Guardi, di un'occhiata a questa. Cos'è? È la fotocopia di una banconota italiana, contrassegnata dalla polizia per il riscatto di una bambina rapita a Napoli 3 anni fa. Donatella Ferra è il nome. I genitori abitavano all'epoca in una magnifica villa a Posillipo. Pur avendo pagato un riscatto piuttosto cospicuo, non hanno più riavuto la loro bambina. Però... 3 mesi dopo, la polizia ha trovato dentro una discarica abbandonata alcuni abiti della piccola Donatella, con tracce di sangue e di bruciature. L'anno seguente, l'inchiesta venne chiusa, con la motivazione di morte presunta della bambina. Vado avanti. Sono riuscito a trovare... la descrizione della bambina fatta dai genitori alla polizia. Bionda, capelli ricci fino alle spalle, occhi azzurri. Lele? Già. Lo credo anch'io. Ho la quasi totale certezza che è la stessa bambina che Michele ha trovato in Austria. Sì, ma questa banconota? Questa banconota... faceva parte del riscatto pagato per Lele, si trovava sino a poche ore fa depositata presso quella finanziaria di Losanna di cui le ho già parlato. Da tutto ciò ho dedotto che A, la bambina è stata sequestrata dalla malavita locale e in seguito rivenduta ad una organizzazione internazionale. B, in qualche modo la bambina è finita in Africa, dove l'hanno inserita in un gruppo di bambini da vendere in Europa. Un gruppo che, una volta raggiunto il minimo di età necessaria, sarebbe stato inserito nel mercato della prostituzione minorile. C. La bambina è in grave pericolo di vita. È l'unica persona, non in mano loro, che ci può raccontare il retroscena del traffico. Purtroppo Lele non si trova. Come? Il commissario Abbate mi aveva... In questo momento io non so neanche dove sia il commissario Abbate. Non l'ha ancora capito. È scomparso nel nulla, di colpo, senza dirmi niente. Una camomilla? Non è certo paragonabile a quelle che servono con menta e zenzero allo Sheraton Palace di Jubalabar, nell'India settentrionale, ma... le posso assicurare che l'effetto sul sistema nervoso...
È lo stesso. Il mio sistema nervoso non ha bisogno di nulla, dottor Hammerstein. Con tutto il rispetto, credo che lei si sbagli, dottoressa Manfredi. Posso? Prego, ci mancherebbe. Adesso basta scherzare, eh? Adesso facciamo sul serio. Good luck. Good luck. Che precisione, le 5 spaccate. Il carico lo fanno oggi. Ce devono avere perlomeno un centinaio di ragazzini. Dove? Non lo so, questo te lo dicono solo all'ultimo. Si fa sempre così. Dove c'è l'appuntamento? A 40 km da qua. C'è una pescheria abbandonata. Con chi? Non lo so con chi, lo troviamo là. Lo conosci? Sì, per telefono, mi ha chiamato ieri. Va bene, adesso dico a De Simone di controllare la situazione, però da lontano. Io invece vengo con te. Con me? A uno scherza, eh? Guarda che quelli non stanno mica a giocare. Quelli se ne accorgono. Se ne accorgono, sì. Mi presenti come seconda guida. Come seconda guida? Ma non se fa! Ma non esiste proprio! Ma è contro la regola, guarda! Stai zitto! Commissario, te lo dico a mani giunte, non se può proprio fa. Mi avverto di Simone, tu intanto metti in moto. Tu fracico, sto pezzo di merda. Hai detto qualcosa? Hai parlato? Io? No, che ho detto? Niente. Attenzione. Voi. Un bel sabato. Sabato? E che è? Ma non è cotta. Cotta come? È la melassa. Che schifo. Buona. Beh, che orrore. A me già mi fa schifo per noi. Mi sogno un bel bar, pieno di bibinga. La bibinga? E che? Dolci, forti. Poi mi prendo un bel alimango e me lo succhio tutto. Cosa c'è un alimango? Granchio. Si mangia con il guscio. Schifo. Non si beve che c'è sta qualcosa di più decente di un tasso bar. Che ne so. Carne, pane, melanzane. Certo, c'è tutto. C'è talon. C'è tappa, poi c'è carrot e c'è anche carne di aso. Che è aso? Cane. Buono. Anche ai cani si mangia i filippini. Ma che ne so? Con sta fame. Perché? Un bel cosciotto di cocra a brace? Che te farebbe schifo?
rallentato. Sta fermando. Envaso, è libero. Stanno a divertire la cifra. Allora, per l'ultima volta, dove sono i proprietari di questa casa? Lontano. Sia più preciso, per favore. All'estero. All'estero dove? Perché ne sacci? I signori quando se ne vanno mica lasciano l'indirizzo ai sette. Lei ieri dov'era? Dov'era? Qui, a lavorare, nel giardino. E qui per caso ieri non sono venuti dei bambini? Che bambini? Risponda alla mia domanda, perché a noi risulta... Io non ho visto nessuno. Queste sono le lettere dei padroni di casa. Vengono dalla Svizzera, le abbiamo trovate di là. E qui c'è l'indirizzo e il telefono dei proprietari. Ma allora perché un attimo fa lei mi ha mentito? Io non saccio leggere. Il lettere mi ha fatto leggere da un compare mio, il quale non mi ha detto niente dell'indirizzo. E poi mica dovevo rispondere a loro. Scusi un attimo, signore. Prima di venire qui ho fatto dei piccoli controlli su di lei, ovvero sul suo conto bancario. Che conto? Io non tengo nessuno conto. Certo. Probabilmente lei è intestatario solo di un libretto di risparmio, vero? Nemmeno. Cioè, lei mi sta dicendo che... Mi perdoni, prego, vorrebbe forse dire che non si è mai servito di una banca? Mai. Dio che io sarei primitivo. A che mi serve la banca? Le banche servono a chi tiene i soldi. Io non tengo niente. Io faccio il giardiniere per servirmi. Allora, giardiniere... Può spiegarmi come mai a suo nome è intestata una cassetta di sicurezza presso la Swiss City Mark di Losanna? Me lo spiega? Che ci tiene là dentro? Un rastrello? Ha preso questa cassetta subito dopo il rapimento della bimba e a 2 settimane dal pagamento del riscatto. Guardate, guardate che vi state sbagliando. In queste cose io non mi sbaglio mai. Giardiniere. Mm-hmm.
Allora scendi, perché non ce la faccio più. Ma quando si mangia? Qui si mangia una volta al giorno, e tante volte neanche quella. Poi te lo puoi immaginare, quando si mangia è proprio uno schifo. Niente da fare. Palmiro, guarda, questo può servirci. Let's go here. Oh, vuoi queste? Non lo so. Ammazzale. Perché ammazzarle? No, vabbè, sono buone, allora si dice ammazzale. Allora, meglio cattive? Sì, vabbè. Ciao. Where do you come from? Ma perché? Mo parli pure le lingue. I come from the USA. Stati Uniti. Vengono da lì. Stati Uniti. Cioè, allora, sono americano. E come ci sono arrivati fino a qui? Tutti qui vengono da molto lontano. Vengono portati via dalle loro famiglie. Qualcuno che stava male l'hanno lasciato. Significa lasciato? Lasciato dove? Per strada o in mare. Oh, ma che so se faccio? Ma che, vi è morto il gatto? Non vi preoccupate. Mo' parmi la vostra, si mette a pensare e vi trova una soluzione. Bisogna fare qualcosa. Qui lei è in pericolo. E perché? Noi no. Sì, vabbè, ma lei di più. Alla villa il giardiniere l'ha riconosciuta e ci ha rinchiuso a tutti e tre. E poi per telefono ha detto a qualcuno che lei stava là. Perciò bisogna nasconderla. Oppure farla scappare. Perché io me lo sento proprio. Tra un poco viene qualcuno e se la porta via. C'è il rischio che non la rivedremo mai più. Ho un'idea. Scaviamo un cunicolo. L'ho visto in un film. Il cunicolo va bene solo per sottotraccia come te. Sottotraccia? Sottotraccia. Hai pensato a qualcosa? E come faccio? C'ho questo qui che mi fa l'ania dentro le orecchie. Non mi posso concentrare. Che ti vedi, che ti ascolti, che conosci e quale volti. Non li far patrimonio più, per amore di Gesù. Madonnina matto blu, che ti guardi da lassù. Che ti vedi, che ti ascolti, che conosci e quale volti. Non li far patrimonio più, per amore di Gesù. Questi posti. E adesso che facciamo? Aspettiamo.
Che c'è, commissario? Io a questi dico che ultimamente sono stato male. E c'ho il cuore debole. E che mi sono portato appresso a te in quanto cugino perché non mi sento sicuro di guidare più da tanto. Ma una volta finito tutto è promesso. A me la giustizia me deve lasciare in pace. Io c'ho il negozio. Io c'ho mamma a carico. Se mi tira tu bidone, vedi. Altro che negozio, altro che mamma a carico. No, il posto è questo, io sono sicuro. Ma chi ce possa fare? Stai zitto, Perna. Ma se sei te che me l'hai chiesto? Vabbè, stai zitto lo stesso. Se proprio mi devi parlare, dammi di lei. E Simone, cosa succede? Vedi niente da lassù? Nothing. Aspetta. Vedo un dromedario. Simone, ti ci metti anche tu? Ti sembra questo il momento di scherzare? Non scherzo mai quando lavoro. Vedo proprio un dromedario. Commissa! Venga a vedere. Vai vicino al microfono. Non hai mai visto un dromedario, dai, muoviti. Cales. Ci avete 3 ore di ritardo.
cammelli non corrono e loro dondano. Tu chi saresti? Io Adel, mangiatore del fuoco, mangiatore del vetro. Tu Calesse, vero? No, sono suo cugino. Calesse è dentro, ti aspetto. Tuo cugino? Tu non provvisto? Vabbè, neanche tu previsto sei per questo. Io Adel. Io Calesse. Ho portato 20 bez, appena ritirati. Vengono dell'Albania. Questo luogo dove tu portare l'oro, non tante distanza di qui. Si chiama Ponte delle Capre. Perché non ci vai tu? Devono arrivare presto. Il mio cammello non corre, lui. Sì, lui dondolo, ho capito. Perché dobbiamo andare proprio qui? Io ho fatto come un'altra volta. Altre volte? Bravo, Padello. Tu dov'è che vai adesso? C'è appuntamento d'ora di qui, se credo. Va bene. Noi ci prendiamo questi 20 pezzi. E a te? Dov'è che ti ritroviamo? Per che cosa? Per vedere lo spettacolo. Dov'è che sei stasera? Tor Maggiori. Mangio un specchio di bagno, tre bicchierino, due bottiglie di cognac. Ma venite davvero? Certo. O veniamo noi o mandiamo qualcuno, eh? Andiamo a prendere questi 20 pezzi, dai. Muoviamoci. Dai, scendete, forza! Dai, scendete, forza! Via, dai, via! Apri, tira giù! Prende! Dammi la mano, va! Fermi! Forza, non è una passeggiata! Forza, dai, via! Andiamo! Scende facile. Va bene. Là c'è sta fiume, dobbiamo saltare dal cornicione e scavalcare quel muro là dietro. Biagio. Se passiamo del lancio, vieni. Biagio, senti!
Forza, cominciamo a far salire gli altri, dai! Ha telefonato l'egiziano! Allora, via, pronti. Prima salgono i più bassi, però piano, senza muovere la paglia. Via, Felipe, via qua, tu dai già la scala. Stanno venendo, forza, muovete! Fate presto! Allora va soltanto lei. Lei deve andare. Dai, andiamo. Vado io con lei. È troppo piccola. Non ce la può fare da sola. Vieni, ti prendo io. Muovete! Felipe, là c'è il fiume, le barche. Dai, dai, mi vieni, seguo fuori. Noi farvi prendere tempo. Dai, Lele, forza, salta! Io non so cosa vogliono là fuori, ma io dico, proviamo noi con questo. Loro, troppo piccoli. Noi proviamo a lottare. Intanto loro scappano. Nodo non si vuole sciogliere. Ma che cavolo di nodo è questo? Lele! Lele non si chiama Lele, si chiama Maria. È vero che ti chiami Maria? Lasciami, 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 Maria, Maria, lasciami, Maria. Portala da Abdel, lui sa quello che deve fare. Maria! Felipe! Maria! Felipe! Lasciami, lasciami! Maria! Aiuto! Non ti preoccupare. Niente. Questo è meglio. Non è niente. A me mi pare che questo sta proprio male. Che si fa? Non lo so. Oh, dove vai a parlare? Ma che è successo? E Lele? Dove sta Lele? Guardale americane, venite qua, guardale.
Che piangono loro? Ci dovremmo essere. Al bivio gira verso la stradina bianca. Osgo. Chissà se c'hanno abbastanza aria. Ma Simone che fine ha fatto? Quello è più furbo di noi. Ha capito l'aria e si è dimesso dall'FBI. Si è prepensionato da solo. Lo sai che fai proprio schifo? Ma io stavo a scherzare. Lo sai che fai proprio pina, Galessa? Lo sai? Abbastanza. Qui De Simone. De Simone! Michele sta andando in un posto che si chiama Ponte delle Capri. È un'ora di macchina da dove sono io adesso, ma... Che dice il computer di quel numero di telefono? È possibile che ci vuole tanto? Stanno cercando, ancora un momento di pazienza. Ma dimmi di Michele, perché non sei andato anche tu con lui? Eccolo. Provato, aspetta, te lo passo. Numero 0544-931. Moment. Corrisponde a una casa di Lido degli Scacchi, provincia di Ravenna, proprietà di Cesare Cardona. Cesare Cardona. Pinetta Marina. Pinetta Marina. Lido degli Scacchi. Lido degli Scacchi. Io vado lì. De Simone, aspetta. Vado lì e me la faccio questo maiale. Michele è pazzo, è solo, neanche De Simone è con lui. Andiamo a dargli una mano. Con l'elicottero in un'ora siamo lì. La centrale ha già avvertito la zona. Speriamo che un'ora basti. Andiamo. E lei? Dove sta andando? Io sto venendo con lei. Ma no, guardi che non ce n'è bisogno. La prego, non mi tolga il piacere di accompagnarla. Adoro i film di azione. Ma... Questo scotto come una pagnotta a fuoco. Oh, ma che sta a te? Mac, vuol dire madre. Togliamogli la maglietta. Ah, Felipe, lo sai, ieri con papà siamo stati a Giordania, a Malta, a Frontiera. Sul ponte Allenby, ti ricordi? Sì, il ponte di Allenby. Sì, Amman aveva regalato a me il treno di legno, ma i soldati se lo hanno preso. I giocattoli possono passare, hanno paura che dentro uno ci mette una bomba. Bomba, padre Danilo, ferito. Lo sai? Sì, lo so. Papà gli hanno aperto la bocca, come si fa con un cavallo. Poi hanno fatto sfogliare lui tutto nudo. E poi ci hanno lasciato andare. Laggiù in fondo, si vedeva il cielo. Oh, ma fa la guardia insieme a sedare. Papà mi ha detto, hai visto Efre? Sono forti quei soldati, hanno l'esercito più grande del mondo, ma hanno paura di tuo padre. Però Felipe, lo sai, mentre lui parlava, piangeva.
gira qualcuno in dritto. Qualunque cosa ti dicono di fare, tu falla. Dobbiamo sapere dove vogliono portare i bambini. Ma non sarebbe meglio, visto che ce li fanno caricare, di portarli al posto di polizia più vicino? Nessuno ti ha chiesto niente. Tu fa quello che ti dico. Non me ne frega niente di arrestare questi quattro disgraziati qui. Io voglio sapere chi dirige tutta la baracca. Sono sola, invece siamo due, una t'ho dovuta portare perché non mi sento tanto bene, perciò... Allora dai, forse, arricchiamo. Per uno. Allora, a 60 km da qui, a sinistra sulla provinciale 41, c'è sta un aeroporto abbandonato. Li devi portare lì. Li devo portare io? Avvengo pure io. Io ti vengo appresso con la jeep. È più sicuro così. Ho capito. I soldi tengo io, che non te fidi. Ma beh, sai com'è? Ma come tra cugini. Ah, Calesse, cerca di non perderti, altrimenti mi tocca cercarti. Ci vediamo, Michè? Ci vediamo, Calè. E adesso come cacchio funziona sto coso? Oh, Demo! Un momento. Ah!
barchi deve ancora arrivare. Speriamo non ci sia da aspettare troppo. Ha soltanto 620.000 abitanti e 570.000 posti di lavoro. Nel suo aeroporto transitano ogni anno 21 milioni di passeggeri. La metropolitana arriva a 140 km dal centro della città. E infine, il reddito medio pro capite degli abitanti ammonta all'equivalente di 60 milioni di lire l'anno. È per questo che io ci abito. Ma mi sento anche in colpa a viverci quando dalle statistiche apprendo che ogni giorno in questo mondo quasi 1 miliardo di persone vivono nella povertà. Giudice, c'è il tenente dell'FBI per lei. Sì. Sì? Nenè. De Simone, sì, ti sento. Sono alla villa. Ho i numeri delle targhe, scrivi. Sì. Dimmi. Ua, T, 31, 88. Sì. MN, 551312. 551312. 1312. Ok. Scommetto la cena che la terza è targata Ravenna. Ce n'è una terza targata Ravenna? Esatto. La terza è proprio Ravenna. RA 470261. Sì, De Simone, ho capito. Ora comunico le targhe al centro dati. Ma tu cosa fai lì? Adesso mi collego al loro telefono. Ho tutta l'attrezzatura. Voi pensate al commissario. Se questi cercano di andarsene, li arresto tutti. Passami al tedesco. Allora, tenente. Cornelius? Sì, la sento. Devo riconoscere che lei è un genio. Miei complimenti. In genere gli altri ci mettono la metà del tempo per capirlo. Comunque il suo spirito deduttivo è buono per uno che viene dal Montana. Beh, buone notizie, no? Certo, allora, lui rimane alla villa e vuol provare a mettere sotto controllo il telefono. L'intercettazione arriva in centrale, poi ce la facciamo passare qui. Il delta del Po! Meraviglia! Thank you.
questa storia, mi metti in congedo illimitato finché non ti trovo. Ti faccio a pezzettini. Siamo in località Ponte delle Capre. È arrivato l'elicottero? Sì, è arrivato, confermiamo. Avete fatto un giro intorno? Sì. Non sono andati via da poco. Di Domenico! Vengo! Giudice! Lì dentro hanno trovato questo. Ma questo è... Sì, è sangue. Che cosa possiamo fare, Cornelius? In queste situazioni la mia scienza serve a poco. Ci mandano il gas e ci fanno morire a tutti. Ma Dalvi, ammolla. Cos'è? Ma che ha detto questa? Ha detto cos'è quello? Ma perché mo' volete sailing? Thank you.
Maroni, senti che sol fa. C'è Michele! C'è Michele, va dai! E chi è questo Michele? Hai visto cosa hai combinato, eh? Da lei dove sta? Sta lì? No, lei se la sono presa. Come se la sono presa? Dov'è? Non lo so. Buongiorno. Se va ho distrutto. Questo chi sarebbe? Se fosse Stallone. E io sono Palmiro, sono uno dei ragazzi. Giù tutti. State giù! Seguici! Ancora 10 chilometri! Ok! State giù! Avete visto che pistola che tira? Per forza, un poliziotto! Perché sono così latte poliziotti? Lui da solo! Questo deve essere una bestia! Ve la passiamo sulla 900. Giude, c'è un'intercettazione in atto, stanno chiamando in questo momento. Il camion è arrivato, adesso facciamo il carico. Partiamo fra 10 minuti esatti. Va bene, richiamaci qui appena sei arrivato a destinazione con la merce. Quanto pensi ci vorrà? Da qui ci mettiamo un'ora a raggiungere l'aeroporto vicino a Sagabri. Poi ci rimettiamo in contatto, chiudo. Dove possono essere, Berti? Padova è a un'ora d'aereo da Zagabria. Non è possibile. All'aeroporto di Padova lo noterebbero un aereo carico di bambini. Forse vicino a Verona c'è un vecchio scalo abbandonato, ma... Possono decollare da quell'aeroporto. Beh, in teoria sì, ma non c'è... Comunica alla centrale che noi andiamo lì. Ci proviamo. Niente. Però se sapete una preghiera, ditela. Già fatto. Forza. Venite. Venite tutti quanti. Michele, ma che succede? Mi
adesso vediamo i birilli. Sedetevi fuori. Dalla parte vostra. Adesso ti faccio vedere io. No, no. La chiave, prendi la chiave inglese. Vieni, beccare questo. Oh. Ci rimette sotto. Dove credete di andare, eh? Oh, 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 oh! Andiamo nell'hangar! Fermo! Dietro la testa.
Voltatevi. Anche tu. L'ha fatti neri tutti. Mostro. Fermo, dammi il braccio. Hai ripensato, Carogna? No, è che a me mi piacciono le sorprese. Poi anche se non ci credi, pure io ce l'ho un'anima. Solo che te l'hai impegnata al banco di pietà. Avete visto che succede a mettersi contro la legge? Guardate come siete ridotti. Sembrate prigionieri iracheni. Guardate no. Allora, chi va a fare? Per chi lavora? Calese. Ecco, commissario. Che fai? Come sto a fare? Sono interrogato. Lascia perdere. Dammi i soldi piuttosto. I soldi? Che soldi? Dai, li devo sequestrare, dammeli. Ah, i soldi. Dammi il resto, dai. No, Tirali fuori. Se lei sapesse quanto costa un casco asciugacapelli. Sono pieno dei buffi, commissario. Grazie, Calessi. Di tutto. Tieni d'occhio a questi due, eh? E se si muovono, dagli un calcio in bocca. Con piacere, commissario. Forza, scendete. Andiamo a prendere gli altri. Ah, Fini, te preoccupa. Respira. Devi vedere come respira. Cavano! Ha quattro costole spezzate. Una di queste gli ha lesionato il polmone sinistro. Su, dobbiamo operarlo subito. Ma è molto grave. Sì, è grave. Bisogna fare presto.
dire, Palmiro, che lui dice a te che sei piccolo, che sei un subitraccia, tu sei grande. Cos'hanno i suoi occhiali, Cornelius? Si sono rovinati? No. Il fatto è che senza occhiali non vedo niente. Per questo a volte preferisco toglierli. Per non vedere certe cose che accadono al mondo. È della piccola Lele. Ho saputo qualcosa. L'abbiamo perduta. Bambino. Mi chiamo Felipe. Sai, stavo pensando. A un certo punto tu e la piccola Lele siete stati separati, come ci hai detto. E uno degli uomini, quello che a te è sembrato essere il capo, ha portato via te. Mentre l'altro ha portato via Lele. Dico bene? Sì. Ascolta, Felipe. Come hai capito che chi ha preso te era il capo? Non lo so. Così. No, 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 aspetta. Pensaci bene prima di rispondere. Da quanto ci hai detto, era la prima volta che vedevi quell'uomo, perciò non potevi ancora sapere che era il capo. E se hai potuto capirlo, io deduco che lui ha detto qualcosa da cui tu lo hai capito. Non mi ricordo. Tu lo hai sentito dare ordini agli altri. Forse a quell'uomo che ha portato via Lele, e da quello sono sicuro che hai capito che era lui a comandare gli altri. Ha detto qualcosa che riguardava Lele? Forse, ma gridava, faceva paura. Felipe, sforzati di ricordare, è importante. Sì, ho capito. Lui ha detto una cosa. Su, dai. Ha detto portala da te! Non sa quello che ci deve fare! Badè, sei sicuro? Sì, sono sicuro! Lele piangeva e lui ha detto portala da te! Fermati, torniamo sulla strada nazionale. Forse non ci manco ancora in tempo. Aspettiamolo qua.
Stavo a vedere. Sei arrivato troppo tardi, amico. Il spettacolo ormai è finito. Ah, non credo proprio. Io penso che cominci adesso. Dove è stato, cugino? In galera. In galera? E lui ci starà per pochi mesi. Io invece credo che ci starei per parecchi anni, no? Dai. Ma scusa, ma chi ha detto a te questa cosa? Angioletto. Tu ci credi, Angioletto? Angioletto? Io non ci credo. No, no. Fai male. Perché l'angioletto protegge i bambini. E a quelli come te gli fa un culo così. Dove sta la bambina? Dove sta? Lascia, soffalo. È viva? Viva, viva. Dove sta? Viva. Dove sta? Là. Lele? Lele, sono io, Michele. Dai, vieni fuori, è tutto finito. C'è anche Felipe. Dai. Lele, sono io, Felipe. Qui c'è Michele, con una giudice, buona, e anche uno strano, ma bravo. Beh, datemi almeno un bacio. Mi piace strangolare le donne come fai tu. Strangolare? Non respirare neanche, ma sei morto. Cornelius, ma che fa lei qui? Lo domandi a lui. In cui ti hanno tenuta dopo che il giardiniere ti ha portata via da casa tua. Sì, è questo. Ne sei sicura, Lele? Guarda ancora. Sì. Gli altri sono arrivati? Ci sono quattro volanti e un cellulare, appena dietro la pianeta. Aspettano il nostro segnale. Ci basta quello che abbiamo per fargli avere la sedia elettrica a questi tre. Su, Michele, per favore. Neanche se è il dottor Gastoli? Dobbiamo prima dimostrare che sono loro tre i capi del traffico. Dovremo indagare alla banca. Avranno sicuramente dei conti cifrati, in codice. Lei è disposto a darmi una mano? In che senso, commissario? C'ho una mezza idea. Ce l'hai un rasoio? Un rasoio? Un rasoio.
Dobbiamo renderci presentabili, no? Quelli ancora non telefonano. Cosa facciamo? E questi chi sono? Li conosci? No. Li conosci tu? No, senti che vogliono. Vediamo un po'. Ma voi aspettavate qualcuno? Guten Tag. Prego. Buongiorno. Io prego voler perdonare se vengo a ora poco normale, ma sfortunatamente mio aereo ha fatto ritardo a causa di nebbia. Mio nome è Anatole Frisch. Io vice ispettore capo di Swiss City Mark di Losanna, banca che ha il grande onore di annoverare voi tra i suoi clienti di maggior prestigio. Dr. Handke, di Segreteria Generale Depositi e Crediti. Dr. Breitner, ispettore di Ragioneria Centrale Valute e Carte Valore. Io appoggio sul piano e devo mostrare dei documenti. Ecco. Si può sapere il motivo di questa ecco, sua... Il motivo di mia visita è che purtroppo io devo comunicare a voi cattive notizie. La direzione ha dovuto prendere spiacevole decisione di congelare i vostri conti presso di noi. Ma che significa? Che sta dicendo? Che vuol dire congelare? Vuol dire che noi vi abbiamo requisito i fondi fino a nuovo ordine. In altre parole, signori, voi non potete più prelevare un centesimo il nostro istituto. Ma sta scherzando? Su quei conti ci sono perlomeno 12 miliardi di lire. Ha deciso la direzione. Vuol dire me, suo nome completo? Cesare Cardona. Dete? Cardona. 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 Ecco qua. Signor Cardona, sul suo conto numero 774509113 è stata effettuata operazione in titoli non contemplati. No, da... no, no, quello non è il mio numero di conto. Noi abbiamo solo conti coperti, in codice. I signori hanno dei conti in codice con noi. Qui non mi risulta, signore. Controlli meglio, allora. Senza la sigla di codice non posso, signore. Guardi la voce Jimmy, quello sono io. Jimmy. E i conti dei due signori? Dimmi, dammi. Davvero originali come sigle. Come i tre porcellini di Walt Disney. Jimmy, Timmy e per finire Tommy. Complimenti, signori, ecco fatto. Ecco fatto che... Sulle zampe, porcellini. Se non volete finire, sono spiedo. Questa è un'operazione di polizia, anzi di polizia internazionale. Ma chi cavolo è lei? L'ho scritto qui, Jimmy. Riesci a leggerlo? Sulla Ezechiele Lupo. Io non voglio passare le mie vacanze qui. Non devi fare le vacanze qui, devi fare un controllo medico, l'ha ordinato il giudice, sono anche gli altri bambini. Sì, però... Ah, non discutere, non mettere bocche in ogni cosa, è uno sfinimento. Sono là dentro. Chi? Ti devo dare due notizie, Felipe. Una è un po' bella e un po' brutta. Un'altra solamente bella. Qual è un po' bella e un po' brutta? Te ne devi andare. E purtroppo qui c'è una legge, non ci possiamo fare niente. Devi tornare dalle Filippine. Quella bella? Non te ne vai da solo. Con chi? Vieni. Silvia. Vai Lele, toccati.
vediamo di organizzarci per bene, eh? Certo qui è tutto un disordine. Senti, prendiamo questo nastro qui, stendiamolo per lungo, per terra, e dovremmo metterlo vicino a quello... Scacco con l'alfiere. Io ti blocco col cavallo. Tieni lo fermo. Quello giallo lo puoi preparare, quello giallo. Lo spago? Visto, questa volta era matto. Efrem, non ti stancare troppo però, eh. No, balla ma non ti stancare. Ora, guarda, stai ben attento. Noi dobbiamo... E le che faremo? Allora, 10 pezzi lunghi, quanto è la lunghezza del nastro? Va bene? Ecco. Ma si può sapere che... Poi bisogna legarli con le stecche. Le stecche sono già pronte, te non ti preoccupare. Volete fare uno striscione? Non vi preoccupate. Vedrete, se c'è il vento verrà una cosa bellissima. Sì. Ecco. Le stecche le ho già pronte, quindi... Il dottor Yampa della pelle. Abbucato. Prendetemi il dottor Yampa. Abbucato. Sare ne fanno, se il vecchio. Ma mi raccomando, ma dovete venire tutti a trovare il negozio mio, io c'ho un bellissimo negozio. Calesse, vieni. Poi me le tagli pure a me, capito? Sì, basta rispetti la fila, me la faccio tutto. C'è prima la signora, poi la ragazza. A lei io farei tutta una pettinatura un po' osè, perché con questo viso c'è tutto un bellissimo giorno. Signore, un momentino, eccolo qua. Dunque, vi stavo a parlare questo negozio mio. Papà e la mamma di Lele hanno detto che faranno una grande donazione di molti soldi, qui sarà tutto più bello, i tuoi amici staranno bene, magari un giorno ti verranno a trovare. Quanto manca? Pochi minuti. Ho capito. L'ambasciatore delle Filippine ha saputo tutte le storie che sono capitate a te e a tua sorella. Ha detto che appena Silvia andrà giù, troverà un bel lavoro, tra un anno arriverà suo marito e potrà fare il medico a Manila. Tu potrai studiare, diventare un grande architetto, un grande medico. Io voglio fare il commissario. Va bene, un grande commissario. Però stai attento a non diventare un commissario Sega, eh? Felipe, ti vuole tua sorella? Sì. Adesso scendo. Io vado a dire di preparare la macchina, eh? Mamma e papà mi hanno promesso che l'anno prossimo vorremmo trovarti. Sì. Non sei contento di tornare a casa tua? Sì. Poi da grandi ci sposiamo. Eh? Dai, andiamo giù. Aspettami. Buon viaggio. Arrivederci. Ciao, zio Pino.
Grazie. Grazie. Ma io però a casa ho solo petto di tacchino, eh? Farò un sacrificio. Ciao! Secondo un mio calcolo statistico, Michele aveva una probabilità su 1000 di farcela. E tuttavia, ce l'ha fatta. I calcoli statistici funzionano anche con le donne? Mai una volta, tenente. Per fortuna. Thank you.